Giorno 7. Mi sveglio. Faccio colazione come non capitava da tempo. Mi lavo e mi preparo senza sapere l'ordine delle cose da fare. Squilla il telefono. È lui che mi controlla. Il coronavirus l'ho tenuto lontano. Non so più se ha una moglie, una compagna, dei figli. Qual è il suo lavoro? So che mi ha fatto male. Ripenso a Sara e considero che il suo aguzzino è sempre stato a casa con lei in quei giorni strani di clausura. Solo la sera precedente è fuggita nel guscio oltre la mia finestra. Cos'è accaduto al suo rientro? Fermarsi è sbagliato, muoversi è sbagliato, tremare è sbagliato, respirare è sbagliato, accettare la tortura è sbagliato. Forse è giusto morire. Il telefono continua a ripetere lo stesso ritornello che dura fino a quando non prendo la sigaretta che desidero da tempo. Desiderare è sbagliato. Esco sul balcone e quel fumo aspirato a pieni polmoni mi risulta salutare. Sara mi sta guardando o non la rivedrò più? So di cosa sono capaci gli uomini come quelli che blindano le nostre vite. Il telefono riprende a suonare inutilmente. Oggi ho il senso della notte trascorsa. So che non risponderò. La Pasqua è alle porte, ma in questo periodo di sofferenza è una solennità nuova per l'umanità e qualcuno rinascerà. Attendiamo gli abbracci dei cari, degli amici e forse anche dei nemici. Io vorrei stringere Sara.